Design è una società di design nata negli anni 80 e presto poi diventa un marchio conosciuto principalmente nel settore moto, due ruote, con questo casco che è stato innovativo e sviluppato nel mercato per 18 anni con oltre 1,5 milioni di pezzi. La società ha sempre avuto un heritage sportivo nel settore delle corse, con materiali tecnici innovativi. Allora si parlava di carbonio, titanio, e anche oggi questi materiali poi sono stati il nostro DNA che ha portato poi anche alla creazione di prodotti innovativi. Momo Design è comunque un marchio riconosciuto nel settore urbano, che si identifica particolarmente per quello che è lo stile e il design. La strategia che ci ha comunque caratterizzato per la creazione di nuovi prodotti è stata quella di studiare un prodotto che sposi la persona e non il mezzo con cui ci si muove in città. L'obiettivo principale era proprio quello di creare quindi un oggetto che identificasse la persona. Approcciando un mercato diverso come quello extraurbano, quindi anche un po' più professionale, entrando quindi su clienti più esigenti, abbiamo voluto affrontare questa sfida che è il casco aero, che ha una caratteristica particolare che è minimale al massimo, con un attacco visiera che non esiste praticamente. La visiera è a filo completamente con la calotta. È un brevetto che noi abbiamo chiaramente depositato e che caratterizza fortemente il design del prodotto. Con Aero, Momo Design ha deciso di rivoluzionare il mondo del casco, utilizzando delle soluzioni tecniche che per 50 anni nessun altro nostro competitor aveva mai avuto il coraggio di utilizzare. Nello specifico abbiamo deciso di spostare il movimento visiera dall'esterno del casco alla zona che sta tra la calotta esterna in ABS e il polistirolo. E questa soluzione ci ha garantito tutta una serie di plus tangibili e che il mercato sta riconoscendo e che hanno portato, tra l'altro, dei grossi vantaggi in termini di sicurezza, di comfort e di design. Per quanto riguarda la sicurezza, l'eliminazione del movimento visiera esterno rende il casco molto più performante nel momento in cui scivola sul terreno e questo ci ha dato dei vantaggi molto importanti in fase omologativa. Dal punto di vista invece del comfort, la mancanza di una struttura esterna atta a movimentare la visiera ci ha dato la possibilità di ridurre i flussi aerodinamici, soprattutto in una zona come quella dell'orecchio, dove di solito è posizionato il movimento, che rendeva sui caschi standard, diciamo, la rumorosità molto alta. Dal punto di vista invece del design, siamo riusciti a togliere un particolare spesso molto ingombrante sulla sezione laterale del casco e abbiamo potuto spingere appunto il design a livelli altissimi, tanto che questo prodotto, ed è una notizia di pochi giorni, ha vinto il Red Dot Best of the Best. Perché abbiamo deciso di utilizzare la tecnologia della stampa 3D nella progettazione di questo prodotto? Allora, ora metto i panni del direttore commerciale. Da direttore commerciale io ho dovuto giustificare un salto nel buio, perché come tutti i prodotti che rivoluzionano e innovano, Aero è un salto nel buio dal punto di vista dell'impresa. E ho dovuto giustificare a un CFO e a un amministratore delegato un investimento assai rischioso. La stampa 3D mi ha dato la possibilità di presentarmi da loro con un prodotto funzionante e quindi di ottenere le risposte che volevo in maniera molto più semplice. Inoltre, e qui metto i panni invece del tecnico, la stampa 3D ci ha consentito, quando ci siamo trovati a un bivio, di poter scegliere. Molto spesso è successo che a fronte di un problema i progettisti coinvolti in questo progetto avevano soluzioni diverse ed era difficile fare in modo di avere una soluzione, una risposta univoca. A quel punto, grazie alla stampa 3D, noi abbiamo potuto produrre i componenti, testarli e intraprendere la strada migliore. Perché abbiamo scelto 3NTR? 3NTR è una stampa
produce stampanti che sono assolutamente rispettose dei polimeri. E per noi, anche perché avevamo dei tempi di sviluppo molto stretti, ci eravamo dati l'obiettivo di finire il casco in un anno e mezzo, quando solitamente il tempo necessario sono dai 2 ai 3 anni, avere la possibilità di utilizzare appunto dei polimeri puri ci ha messo nella condizione di non sbagliare neanche nella scelta di materiali, e quindi quando noi abbiamo prodotto i vari particolari li abbiamo prodotti anche facendo dei test su diverse tipologie di materiale. La purezza del polimero che consente di utilizzare 3NTR è stata per noi un'arma per ridurre i tempi di sviluppo. Durante appunto questo percorso abbiamo utilizzato svariati materiali, in primis l'ABS, poi il PC-ABS, e poi il poliuretano e il PET. Obiettivi futuri per Momo Design? Questo casco, col suo design così innovativo e particolare, e i contenuti innovativi e di tecnologia che insiti in questo modello possano traghettare l'azienda in un futuro e questo possa diventare il nostro nuovo prodotto icona. Nel futuro noi vediamo sicuramente la sicurezza, il design e l'innovazione come i capisaldi della nostra strategia, e vorremmo che questi capisaldi fossero sicuramente portati su altri modelli come un integrale, quindi andare su altre tipologie di modelli per nuovi target più ampi, quindi una visione allargata delle due ruote per noi.